Allora, disfiamo per bene il nostro cubo. Così. Magari lanciamolo per confondere un po' le idee. Poi partiamo nello sviluppo facendo per prima cosa la faccia dei bianchi con tutti i colori relativi corretti attorno, cioè con la corona circolare corretta attorno. Quindi così, cerchiamo di essere rapido. Cosa che non sarò, comunque ci tento. Questo va qui. Qua. Sì. E questo qua potrebbe andare qui. E tac, abbiamo fatto la nostra facciata con la corona attorno corretta, agganciata al colore centrale. Passiamo a fare il secondo strato, quindi ad esempio questo colore blu dovrà accoppiarsi sul lato col rosso, ad esempio, quindi procediamo in questo modo. Ok, questo colore verde e arancione dovrà andare sul lato, quindi tac. Poi il rosso e il verde ne manca uno. Manca uno, credo, che è il blu e l'arancio. Ok, quindi facciata e colori sotto, secondo strato fatto. Passiamo ai gialli qua sopra, cerchiamo di creare una croce, ricordatevi ogni tanto di lanciarli in alto. E ok, abbiamo la nostra croce gialla e a questo punto cerchiamo di agganciare i colori centrali, questi, in maniera corretta. E operiamo in questo modo. Possiamo fare così. Così. Ok, perfetto. A questo punto abbiamo il nostro verde, anche il rosso e il giallo sono accoppiati, anche il blu e il giallo sono accoppiati, anche l'arancione. Passiamo agli angolini, in cui abbiamo questo che è già nella posizione corretta e ruotato correttamente. Questo è ruotato, è sbagliato, questo è sbagliato e questo è sbagliato. Quindi cerchiamo di tenere fisso questo che è corretto e di posizionare gli altri, spostare gli altri. Allora, tac, a questo punto questo è rimasto fisso corretto, questo è corretto, anche se è ruotato in maniera sbagliata, e anche tutti gli altri sono corretti ma ruotati nella maniera sbagliata. Quindi
questo punto, ruotandoli, cercando di tenere fisso tutti gli arti, ruotandoli in una maniera corretta, andremo a fare il nostro cubo. Quindi, tac, sì, possiamo partire da qua. Cerchiamo. Fare velocemente, in modo tale che gli altri cubetti non si accorgano. Stiamo cercando di finire i gialli. E magicamente pur non avendolo lanciato in alto un'ultima volta tac! Sì, che poi chi se ne frega.